Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti nel commentone veneziano, ragazzi, Gran Premio del Canada e terzo posto in griglia per veneziano, incredibile, dopo le due Mercedes di Hamilton e Rosberg che stanno dividendo le pole, c'è veneziano, chiaramente ragazzi, Montreal è nel circuito favorevole, quindi posso dire la mia, possiamo anche vincere qua, ho messo presso il 50% della gara, quindi ci sarà una sintesi più ampia, però voglio fare il 50% perché almeno con 50 è molto più reale, 100 è troppo, ma c'è almeno 50, prendere una gara ancora più reale, ancora con più colpi di scena, vai ragazzi, terzo posto in griglia, Gran Premio del Canada. Vai raga, andiamo, siamo al terzo posto, possiamo dire la nostra. Vai Fioi, carburante elevato per questo giro. Cerchiamo di stare davanti le Mercedes. Eccolo qua il sandwich come indiana. Vai di sandwich come indiana. E siamo primi. Adesso non pretendo la fuga ragazzi, chiaramente non la posso pretendere. C'è il 53% di possibilità di avere la pioggia, quindi vuol dire che piove in Canada, è così. E vediamo un po'. Vediamo un po' che succede, ragazzi. Canada può essere una gara molto favorevole. Non dico vincerla, però possiamo dire la nostra. Adesso chiaramente con il 50% sarà tutto più reale. Ci saranno molti più colpi di scena. E niente ragazzi, speriamo di fare bene. Adesso mi sparo due giri con miscela elevata. Voglio approfittare adesso e cercare di guadagnare qualcosa, porca puttana. Sarebbe importante rimanere primi il più possibile. Sarebbe fondamentale ragazzi. Sarebbe molto molto fondamentale. Guarda qua la curva dei campioni. Primo giro completato. Primo giro completato. Cerchiamo di fare i più giri possibili in prima posizione. Dai Fioi, dai Cube, voglio la grinta anche vostra. Tanto un ritiro subito, primo ritiro in alto a sinistra, si vede. Prima ero primo su 22, adesso sono primo su 21. E arriva subito un ritiro. Anche le probabilità di safety car sono elevate in questa gara, quindi tutto è possibile ragazzi, tutto è possibile qua. Per il momento stiamo guidando bene. Continuiamo così, ci saranno molte possibilità di arrivare almeno a podio, che è quello il mio obiettivo, perché anche in qualifica ha fatto bene con le altre macchine, contro le Mercedes chiaramente ha fatto fatica, ma ok. Adesso abbassiamo anche il carburante. Bel giro questo, bel giro. Buon giro, carburante normale. Fastest lap come indiano. Ma durerà poco chiaramente. Sono a meno uno adesso. Mamma mia, ci stiamo guidando da campioni, cazzo. Bravo Cube, bravo Cube. E bravo Cube. Mamma che fatica, mamma che fatica. Abbiamo sempre un giro di meno, ma la poi recuperiamo. No, no problem, sono tranquillo, se c'è anche la pioggia poi. Visto che sono convinto, insomma, cioè c'è 3% in Canada, vuol dire pioggia sicura. Nel momento stiamo viaggiando proprio bene. Ragazzi,
Dobbiamo andare ai box adesso. Adesso abbiamo la sosta ai box. Si sono avvicinate le Mercedes. Ho dovuto tenere anche il carburante su. Ok, in base ai box abbiamo tenuto la miscela un po' bassa. Ed è prevista pioggia tra una quindicina di minuti. Dobbiamo capire un po', perché la pioggia può influire tanto in Canada, eh? Attenzione, ci prova Gigi. Il cume si difende. Adesso vai di sostone ai box. Ricordati di effettuare il pit stop in questo giro. Vai di sostone ai box. Vai come ai box. Siamo stati i primi per un bel po' di giri, eh? Questa è una bella soddisfazione. Ok, il cume ai box, perdi 1000 posizioni. Ok, siamo pronti anche le Mercedes, Red Bull e Ferrari che corrono. Vai. Veloci. Bravissimi. Tutto perfetto, ragazzi. Tutto perfetto, bravi fiori. Buono. Non abbiamo perso posizioni dagli altri. Adesso vediamo Rosbif, perché Rosbif adesso starà tirando come un cannone. Cioè, pioggia leggera tra 10 minuti. Tra 10 minuti pioggia leggera, l'ha detto anche il nostro ingegnere di pista. E adesso vediamo che bello Hamilton, c'è anche Magnussen davanti che può comunque un po' dare fastidio. Il distacco dal pilota alle tue palle minimo, non supera i 2 secondi. Sempre 21 macchine, un solo ritiro, non sappiamo chi è. Fai attenzione, la vettura alle tue palle deve limitare il consumo di carburante. Era perché devo fare attenzione, porco. Tanto Hamilton sta superando Magnussen. Ok, Kiat, vediamo Rosbif. Siamo primi per il traffico ai box in questo momento. Fai attenzione ai piloti in uscita dalla pit lane. E rimaniamo in prima posizione. Grandissima strategia cumendiana e si gode. Bravo Cume. Rimaniamo primi dopo il primo pit stop, dopo il primo stint. Grazie agli pneumatici morbidi, la vettura che ti segue è avvantaggiata. Come morbidi? Ancora i morbidi ha messo, cazzo. Forse perché dopo c'è la pioggia e non c'è l'obbligo di cambiare mescola. Questa può essere una bella tattica della Mercedes. Se hanno le gomme morbide mi massacrano. C'è il massacro qua. Sì, fioi. Mo so cazzi. Mo so cazzi con le dure. Sono veramente cazzi amari. Bella strategia, non ci ho pensato. Adesso sarà veramente dura, eh. Non devo regalargli il sorpasso, devono sudarselo. Ecco, almeno quello magari, ragazzi. Serve una gara un po' più con più colpi di scena dal punto di vista ritiri. Per adesso ancora no. E adesso è molto vicino a Rosbif. Maledetto Rosbif. Se più. Adesso la sosta l'ha fatta anche lui. C'è poco da fare. La sosta l'ha fatta anche lui.
sulle Mercedes sono veramente attaccate. Non capisco Hamilton che gomme ha. Noi stiamo qua, noi stiamo nella nostra traiettoria. Rosberg tenta all'interno chiaramente. Ok, per il momento abbiamo tenuto. Dai che teniamo per il momento. Adesso c'è lotta tra Rosberg ed Hamilton, molto bene. Si danno fastidio tra di loro, io godo. Dai ragazzi, dai ragazzi. C'è bisogno veramente di una gara perfetta se vogliamo vincere. Il vantaggio sulla vettura alle tue spalle è di un solo secondo, fai attenzione. Va bene, faccio attenzione. Ecco Rosberg ancora, punterà ancora all'interno, io tento qua all'esterno. Per il momento la teniamo, per il momento la teniamo. Dai Beppe, dai. Ho le due Mercedes attaccate al culo, prima o poi mi so... no, Hamilton alle gialle, Hamilton alle dure. Strategia diversa di Rosberg. Non possiamo fare altro, ritardiamo la frenata, molto bene. Frenata ritardata, adesso Hamilton supera Rosberg, fino non ho fatto niente. Ragazzi, sta cominciando a piovere in maniera abbastanza importante, noi comunque riusciamo a tenere dietro le Mercedes. Stiamo guidando in maniera abbastanza positiva e godo. Però è chiaro che è dura ragazzi, è molto molto dura. Adesso non so se andare in box o no, vediamo cosa mi dice anche l'ingegnere obeso. Ora carburante basso e pneumatici intermedi. Andiamo subito. Ok. Subito i box e vanno anche... Le due Mercedes vanno insieme. Che errore! Che errore godo! Che errore godo! Qua perde tantissimo! Perde tantissimo la Mercedes qua, questa è una soddisfazione devastante. Queste sono le soddisfazioni della vita. Qua ragazzi la Mercedes di Hamilton ha perso tantissimo, errore colossale. Veramente un brutto errore questo, brutto brutto. E quindi non avere una Mercedes subito dietro è importante. Ragazzi, l'occasione è d'oro. Possiamo veramente vincere questa gara in Canada. I dati della telemetria ci indicano che gli pneumatici hanno la temperatura ideale. Bene. Adesso vediamo con la pioggia cosa può succedere. Vediamo un po'. Dai, Fioi. Che ragazzi, Rosberg è Rosberg, eh. Ricciardo al terzo posto, ma Hamilton, che errore la Mercedes, mandarli tutti e due ai box. Cioè, veramente non l'ho capita questa, non l'ho proprio capita. Qua se la pioggia continua così dovremmo mettere anche le full wet. Ma a me non me ne fotte un cazzo. Mamma mia che pioggia, mamma non mia ci che tiene pioggia, più la macchina. Non si tiene più la macchina, più non si tiene più. Che cazzo, vanno tutti lentissimi, raga. Ormai da full wet. Ormai da full wet. E da full wet, pneumatici da bagnato. Al prossimo pit stop monteremo pneumatici da bagnato. E ci supera purtroppo, ci supera Hamilton e Rosberg e Hulk, no, chicca. Mamma mia, cosa ho rischiato.
cosa ho rischiato, Fioi. Qua mi culo la prima posizione, ragazzi. Porca troia. E vai di full wet. E muoviti. E ho perso tre posizioni. Attenzione agli altri piloti quando rientri in pista. Vai di full wet. Abbiamo Hülkenberg davanti a me, almeno il podio lo voglio, però cazzo. Adesso bisogna superare Hülkenberg. Vai che Hülkenberg ce lo superiamo, cacchio. Mamma quanto piove! Mamma mia quanto piove, le Mercedes alla fine ne... riescono sempre a tornare prima, veramente. È incredibile. Mercedes, speriamo, mi piacerebbe una bella vittoria di Alfonsino. No, ma non perdiamo la concentrazione proprio adesso, abbiamo Ricciardo che è veramente attaccato. Abbiamo tracciato un ritiro adesso. All'ultimo giro magari pensa Alonso. Attenti ragazzi, attenti. Dai che ormai è finita la gara, dai che ormai è finita, teniamo duro. Rosby fa indietro, veramente Rosby fa buttato via. È una gara incasinata comunque ragazzi, veramente una gara incasinata. Iaiai Ricciardo. E noi teniamo sempre questa traiettoria che è quella vincente. Chiu laps. Due giri ed è finita, cazzo, voglio il secondo podio dopo il Bahrain. Me lo merito in questo inferno canadese. Siamo passati dal sole, la pioggia leggera, la pioggia intermedia, la pioggia bagnata, tutto proprio. Mamma che sgommate. Ricciardo è veramente vicino però, eh. Ricciardo si è veramente vicino. Ma noi basta arrivare terzi, sarebbe un risultato meraviglioso, perfetto. Un tipico risultato cumendiano. Però Ricciardo non molla, Ricciardo non molla. Dai Kume, dai. E che ormai siamo nel corso del final lap cumendiano. Che gara, amici, che gara, mamma che tensioni. E vai di final lap, e vai di final lap cumendiano. Ultimo giro. Massa sta prendendo regolarmente le bombe da me, godo. Dai Fioi, dai. Tensione, ma non so neanche commentare, voglio il podio, ma Ricciardo è attaccato! Oh, c'ho Arricia! Tocca tenere anche la miscela bassa, perché se la tengo anche normale mi va subito a meno uno, non posso rischiare minimamente. Ericsson, ti prego, Ericsson, fare cappelle, spostati. Spostati dai maroni, grazie. Ok, ragazzi, ultimo rettilineo prima della fine. Va a vincere Alfonso, finisce. Finiscono le vittorie della Mercedes, come la realtà proprio in Canadian.
per non arrivare a un secondo podio meraviglioso, secondo podio strepitoso in Canada, vai che ci siamo, il Kumacev. Però purtroppo loro mi hanno chiesto di arrivare primi, ma mi sembra un po' una cagata sinceramente. Grande terzo posto, godo. Oh, che sofferenza. Buono. Vediamo chi si è ritirato. Grosjean e Raikkonen. Ok. Ok ragazzi, buono, vittoria per Alfonsino, molto bene. Sesti nella classifica piloti. Nella costruttori siamo al quarto posto, mi piacerebbe arrivare terzo. Raga, un saluto dal Comendone veneziano. Ciao! Comenda veneziano, comenda veneziano, comenda veneziano, lo youtuber italiano. Comenda veneziano, comenda veneziano, comenda veneziano, lo youtuber italiano.